situazione è grave, Tommy. Dobbiamo trovare situazioni di disagio ancora più a sud della capitale. Andare in Africa? Quasi, amico mio, quasi. Andremo a Catania. Ho sempre amato la Sicilia. Ma perché Africa? Perché lì è pieno di migranti, no? E poi ci abita il tuo amico Omar. Ti immagini che significato avrebbe fare una canzone sui richiedenti asilo in questo preciso momento storico? Potrebbe essere un'idea geniale, eh? Successo assicurato. L'opinione pubblica impazzirà. E anche la critica. Mi immagino già i titoli. Afro-italiano, canta e parla degli africani. Interessante. Potrebbe funzionare. Invadiamo i social network. Chiamalo. Tommy, che sorpresa. Come stai? Oh, bene, bene. Tu invece come vai? Sei al lavoro? Sì, sono con i ragazzi. Le ho fatto ascoltare le tue canzoni. Piacciono a tutti. Bomba, bomba. Senti, mi servirebbe un piacere. Quanti dei tuoi ragazzi potrebbero partecipare al mio videoclip? Perché stavo pensando di girarlo proprio lì a Catania. Ma sei serio? Sarebbe magnifico. Sì. Ce n'è qualcuno che è già disponibile, perché vorrei girarlo proprio nelle prossime 2 settimane. Certo, aspetta che chiedo. Ok, grazie mille, Omar. Però aspetta, hai detto nelle prossime settimane, c'è un problema. Sì, che problema? I ragazzi hanno un sacco di attività, non so se hanno il tempo di registrare un video. Ma cos'è? Quindi sono sempre impegnati? Beh, oggi abbiamo organizzato il torneo di calcio tra gli stranieri e gli italiani. Sono tantissimi, abbiamo fatto un sacco di squadre. Poi hanno l'elaborazione del questionario sul tema l'inclusione, la visita ai quartieri con l'associazione del territorio e l'attività con il volontariato. L'agenda è piena, Tommy. Quindi in pratica sono sempre impegnati i ragazzi. Non lo puoi capire. Abbiamo l'attività programmata per mesi. Sai, non hanno una vita facile, ma perlomeno hanno fatto l'amicizia con i ragazzi di qua. Piano piano si stanno integrando. È il quartiere più colorato di Catania. Capisco. Quindi voi fate quello che potete per aiutarli e in pratica non li lasciate mai soli. Facciamo così. Quando i ragazzi sono un po' più liberi ti chiamiamo noi, va bene? Oh, spacca tutto, Tommy. Oh, grazie mille. Bella lì, Omar. A presto. Oh, ma da quando in quale città italiane sono così democratiche e inclusive? Cioè, io che devo fare adesso? Ci rimane una sola soluzione. Però con questa andremo sul sicuro. Intendi lei? Manda un messaggio ai ragazzi. Parleremo di Napoli.